Buongiorno e ben ritrovati. Eccoci pronti per un'altra puntata delle piccole cose che rendono migliori la vita. Adesso noi andiamo a scoprire un profilo che è tenuto da Deborah Conforti, ovvero Debbie Bio Love. Ieri abbiamo visto un profilo che si occupava di fitness e alimentazione. Oggi invece Deborah Conforti ci parla della sua scelta nell'avere scelto dei cibi bio, dei detersivi e dei cosmetici ecosostenibili. Ma andiamo subito a vedere chi è, come ha deciso di fare questa scelta e soprattutto da quale momento è arrivata la svolta nella sua vita. Sono una mamma che ha voluto dare alla propria creatura, fin dalla gravidanza, un esempio di vita sana e genuina, in armonia con la natura. È proprio dalla scoperta di questa nuova vita che si sviluppava dentro di me che ho preso la piena consapevolezza che la mia alimentazione, il mio stile di vita dovevano cambiare in positivo. Da qui è nato un cambiamento, poi sfociato in una vera e propria passione per il mondo del bio. Deborah ha un bellissimo profilo Instagram dove ci consiglia sia cosmetici che detersivi che ricette che alimenti. C'è anche una buonissima ricetta di una ciambella vegana. Beh, per quel che riguarda me, ero molto scettica rispetto ai cosmetici bio, perché io sono un amante del make-up, a me piace il make-up un po' deciso. Quindi pensavo che questi cosmetici bio potessero essere di scarsa qualità e invece mi sono dovuta ricredere. Per cui se anche voi volete fare un giro in un negozio bio, provate a comprare qualcosa, solo per prova. Vi renderete conto che alcune cose sono perfettamente performanti. Io poi ho chiesto a Deborah cosa rende migliore la sua vita. Apprezzare tutto ciò che di bello e positivo mi circonda, gli affetti più cari, non dare niente per scontato e vivere ogni attimo con il massimo entusiasmo. Questo rende la mia vita migliore. Con questo pensiero io vi lascio tutti quanti i riferimenti qui sotto, come sempre, e vi ricordo che questa rubrica è pensata per tutti coloro, soprattutto che in questo momento storico stanno vivendo un periodo, chiamiamolo così, di isolamento, perché sapete che in Lombardia, in Veneto e in alcune regioni d'Italia molti di noi trascorrono attualmente molto tempo a casa, che sia un tempo di qualità, che sia un tempo per stare con gli altri, che sia un tempo per cucinare e scoprire cose nuove e per rendere migliore la nostra vita. Vi do appuntamento a domani con un'altra puntata. Ciao da Anna, da Scriviamo Insieme, e un grosso abbraccio e un grosso grazie a Deborah.